giugno avremo il grande piacere di ospitarvi nel nostro paese di 1500 abitanti. Suonare in un paese di 1500 abitanti per me è come suonare nella più grande città del mondo, anzi, forse lì ci trovo più calore, più umanità. Ti aspettiamo presto a Campoli. Allora, ci vediamo in giugno. Qual è la data? Ah, è 21 di giugno, bene. Io, se sono tutti come voi, fans, non ci sono problemi. Credo che sia molto molto ben temperata per proseguire altri 30 anni sulla stessa strada, fatta di impegni, di coerenza e soprattutto però di onestà, questo sì. Venite numerosi anche perché in quella zona, quando sono stata io, insomma, abbiamo sempre fatto dei bellissimi concerti e mi aspetto, insomma, una bella festa per tutti quanti. Il 21 giugno. Il 21 giugno, fate vedere che è già confuso. No, il messaggio che lancio è di ritrovare la stessa atmosfera che troviamo qui oggi a Novellara. Cioè un posto sempre pieno di amici e riteniamo di poterne trovare tanti anche lì da voi. Quindi il messaggio più bello penso sia quello, che sia una giornata nel segno dell'amicizia e del sentimento tipico di un ambiente come il nostro, un ambiente completamente nomade, insomma. Per te fa differenza suonare in un paesino di 1500 abitanti a differenza di una grande città? No, non c'è, non è la differenza della quantità, perché mi sono accorto a volte che preferivo suonare in situazioni dove c'era anche poca gente, dove però l'atmosfera e la situazione era, non so come spiegarti, era particolare, magari diversa, magari... Ciao a tutti, se qualcuno vede questa cosa qua, ciao, ci vediamo il 21 a Campoli. Fate i bravi, ciao a tutti. Thank you.
porta nel mare. La settima stella, la puoi contare ogni sera. L'ultima che vedi, quella più alta nel cielo.